Lo studio del diritto canonico sta conoscendo, soprattutto durante il pontificato di Papa Francesco, un momento di crescita di interesse in ragione sia del nuovo approccio pastorale alla crisi matrimoniale, sia in relazione alla maggiore attenzione e anche competenza ormai necessari in ambito economico e di protezione e tutela delle persone nella Chiesa. Studiare diritto canonico in Laterano significa accostarsi al diritto della Chiesa con la consapevolezza che il diritto costituisce un ambito privilegiato di incontro e di scambio tra gli uomini e le loro società. In quest'ottica, il diritto canonico non è solo il diritto di uno specifico gruppo religioso, come tante volte così si pensa, ma una delle basi culturali stesse della civiltà giuridica, soprattutto occidentale, oltre che un modo, diciamo, istituzionale di attenzione alle persone. I gradi accademici offerti dalla Pontificia Università Lateranense sono la licenza triennale in diritto canonico, preceduta da un biennio filosofico-teologico per chi non abbia precedenti studi teologici, il dottorato annuale per completare la propria formazione specialistica attraverso una ricerca che diventa anche competenza specifica in una determinata materia canonistica, in vista anche dell'attività professionale successiva. La facoltà offre anche un diploma annuale in diritto matrimoniale e processuale canonico per preparare i cosiddetti consulenti di terzo livello per l'accompagnamento pre-processuale delle coppie che abbiano visto naufragare il loro matrimonio.